Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, tra virgolette, Gorizia accoglie l'eredità di Dante Alighieri, 13/9/2019, siamo alla biblioteca del seminario e adesso andremo a sentire un attimo intanto l'intervista alla professoressa Carmen Mazzoni. Mi puoi spiegare oggi questa conferenza, questa mostra di questo Dante Alighieri? Sì, allora questa è, diciamo così, la seconda puntata di un grande evento che c'è stato ad aprile, quando abbiamo celebrato, diciamo così, la consegna, la donazione di una copia anastatica, della prima Divina Commedia, dalla città di Foligno. Il club dell'UNESCO, nella persona del suo presidente Goriziano, il signor Chinni, mi aveva chiesto in quella circostanza di portare avanti un breve intervento su canti a scelta della Divina Commedia. Io avevo scelto e riproporrò questa sera, grazie all'interessamento della responsabile della biblioteca qui teologica del seminario, riproporrò, dicevo, quell'intervento che sarà incentrato su un percorso quasi di purificazione, di redenzione di Dante attraverso canti scelti tra i più significativi delle tre cantiche, quelli riguardanti soprattutto i suoi affetti, l'incontro con i suoi maestri. Vogliamo solo far comprendere che la cultura è quello che forse ci salverà. Sai che oggi c'è la ricorrenza di Dante oggi, no? Della sua morte, Dante nascita, morte, la morte no? Sì. noi possiamo sicuramente inquadrarla, e poi questo è il 750° anno, e quindi lo celebreremo anche al La meglio. mostra fino a quando durerà? No, si tratta di una Piccola mostra. che presenterà anche questa copia anastatica che abbiamo, e penso che sia limitata a pochi giorni, A pochi giorni. per cui se Perciò chi vede la qualcuno, trasmissione mi ecco, raccomando di correre, giusto? assolutamente, Va bene, allora professoressa, assolutamente. io la saluto, ci vediamo e buon lavoro. Grazie mille, grazie di Grazie. Bene, essere salutiamo la professoressa Carmen Mazzone, che ha detto veramente delle cose molto belle. Questo signore a sinistra è il presidente del club Io vi do il dell'UNESCO, benvenuto e vi Adriano Chini. ringrazio per E adesso aver andiamo a accolto sentire la l'invito professoressa Laura di Pandolfo, che ci partecipare parlerà alla di questa mostra. Che sarà tenuta dalla professoressa Mazzone, intermezzata, intervallata dal suono dell'arpa della professoressa Pandolfo. E intanto, per incominciare, per introdurre, diciamo, queste conferenze, questo. Noi abbiamo preparato una piccola esposizione dei volumi conservati presso la nostra biblioteca. E, diciamo che così 20 minuti, facciamo una carrellata veloce dei volumi che sono qui esposti. Cominciamo. Naturalmente far vedere quello che è il pezzo principale per il quale anche la mostra è stata allestita, e anche stata, diciamo, questa è l'Editio Princeps della Divina Commedia di Dante. Per Editio Princeps si intende la prima stampa di un'opera che è stata trasmessa fino ad allora, fino all'invenzione della stampa, in maniera manoscritta. Quindi Dante ha scritto la Divina Commedia tra il 1304 e la data della morte, 1321, poi successivamente è stata riprodotta in un grande numero di manoscritti, e al momento dell'invenzione della stampa erano stati prodotti tantissimi manoscritti. Questa è la prima in assoluto edizione a stampa della Divina Commedia, realizzata a Foligno nel 1472. Per iniziativa dell'UNESCO, nella persona del presidente Adriano Chinni, abbiamo avuto l'opportunità, è riuscito a portare a Gorizia una copia, perché a Foligno ogni anno
vengono stampate 6 edizioni anastatiche dell'edizio Princeps della Divina Commedia, che poi vengono diffuse un po' in tutto il mondo. E quindi a Gorizia è arrivata questa copia, che poi sarà la sua destinazione definitiva, sarà la Biblioteca Statale Isontina. Ma noi abbiamo accolto l'invito di tenerla per un mese, quindi c'è, prima di essere collocata definitivamente, un viaggio così itinerante tra le biblioteche. E adesso noi concludiamo questa nostra, l'abbiamo ospitata, concludiamo con questa conferenza. Poi passerà questa stessa copia, passerà alla Biblioteca Slovena di Nova Gorica. E che cosa si intende? Quindi abbiamo detto che cosa si intende per l'edizio Princeps. L'edizio Princeps non può mai essere una traduzione, deve essere sempre nella lingua originale nella quale l'opera è stata scritta. E poi appunto viene realizzata la stampa anastatica che diciamo riproduce il testo esattamente come è stato prodotto dall'autore. Però per la Divina Commedia c'è un problema, perché non esiste, almeno non è stato ancora individuato, il manoscritto originale, quello prodotto da Dante, della Divina Commedia, perché sono arrivate fino a noi circa 800 copie manoscritte. Quindi c'è una difficoltà incredibile nella collazione, che significa nel mettere insieme tutti i vari, diciamo, le varie edizioni, le varie produzioni manoscritte, per poter vedere le differenze, gli errori, diciamo anche le omissioni, le interpolazioni. Sono stati fatti nel 1500, l'Accademia della Crusca ha fatto un lavoro di questo genere, però con la collazione soltanto di un gruppo ristretto di manoscritti. A metà del 1900 c'è stato fatto un altro tentativo, però diciamo siamo sempre, diciamo, non abbiamo mai la visione completa. Forse adesso con gli strumenti più sofisticati digitali, forse questo sarà possibile, il confronto di tutti i manoscritti tra di loro. Dunque, abbiamo noi qui in Friuli, per passare adesso alla nostra zona, c'è una tradizione che vuole Dante passato anche dalle nostre terre. Soprattutto si dice che sia stato ospite del patriarca pagano, col quale andava spesso a Tolmino. Infatti c'è la grotta di Dante a Tolmino, così chiamata appunto anche dagli abitanti del luogo. E abbiamo un libro, per cominciare a guardare i libri esposti, questo libro che si intitola La campana di Dante, riporta in friulano la storia di questa campana, che si può vedere al giorno d'oggi se si va nel Duomo di Gemona. Questa campana riporta è del 1423 e sulla testata riporta l'incipit del terzo del 33° canto del Paradiso, quindi la preghiera di San Bernardo alla Madonna. E si dice quindi che questa sia una delle più antiche testimonianze della presenza, della conoscenza di Dante nelle nostre terre. Noi sappiamo che per le lotte tra Guelfi e Ghibellini, parecchi ghibellini erano fuoriusciti, cioè erano stati cacciati da Firenze e avevano trovato ospitalità proprio nelle nostre terre. E quindi attraverso probabilmente questi fiorentini usciti da Firenze e arrivati qui, c'era stata la conoscenza dei versi di Dante, insomma, in vario modo. Ecco perché
c'è questa testimonianza, questa campana, che però ha ancora un'altra storia. Durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, i tedeschi requisivano le campane, tutto quello che potevano per poter poi fondere per le loro attività belliche, e avevano tolto dai campanili tantissime campane, tra cui questa che avevano fatto precipitare dal campanile, mentre le altre si erano tutte rotte, questa non si era rotta, hanno provato a spezzarla, a trascinarla in tutti i modi, questa non si è rotta, non hanno potuto trasportarla ed è rimasta qui, quindi è una cosa sicuramente da andare a vedere quando se uno ha occasione di andare. Il 700 stampata a Venezia da Zatta, e qui invece abbiamo altri volumi usciti per i centenari della, quindi, o della nascita o della morte di Dante. Interessante è anche, diciamo, un'altra leggenda, un altro aneddoto che vuole, alla morte di Dante, che alla morte di Dante i figli scoprissero che 13 canti della Divina Commedia non c'erano, non si trovavano. E quindi cercano da tutte le parti, perché anche loro erano stati esiliati dopo il padre, anche loro erano stati esiliati da Firenze, quindi avevano seguito le sorti del padre, quindi loro erano certi, sapevano che Dante aveva completato la Divina Commedia. Alla morte non trovano più i 13 canti e quindi cominciano delle ricerche un po' in tutti i posti in cui il padre aveva soggiornato. Leggenda vuole, questa è stata raccontata dal Boccaccio, che non ha mai incontrato Dante, anche se per un breve periodo è stato suo contemporaneo, però alla morte di Dante lui aveva 8 anni, e scrive nel Trattatello e nell'Ode a Dante che Dante, siccome i figli, non trovando i canti, avevano deciso di finire loro Divina Commedia, probabilmente Dante dall'aldilà non aveva gradito la cosa, e si dice che sia apparso in sogno a Jacopo, uno dei due figli, e gli abbia svelato il posto in cui lui aveva nascosto i 13 canti, che aveva nascosto a Ravenna, nella casa in cui era morto, in una fessura di una parete. Quindi i figli hanno recuperato i 13 canti e hanno potuto così mettere insieme tutta la Divina Commedia. Bravissima questa professoressa Laura Pandolfo, e adesso ci fa vedere che noi conserviamo presso la biblioteca, ed è la Divina Commedia in scrittura microcalligrafica. Qui sono tutte e tre le cantiche Inferno, Paradiso e Purgatorio, scritte nel 1888 da un editore di Gorizia, Ossovel, il quale aveva assistito al crollo del pavimento di via Mazzini, di casa sua, sotto il quale era morto il figlio. Era rimasto a vedere questa cosa talmente esterrefatto che gli è venuta una deformazione al nervo ottico e ha cominciato a vedere le cose più incredibilmente piccole. Essendo un editore, e anche perché c'era un po' una moda all'epoca, ha deciso di sfruttare questa sua, diciamo, menomazione per scrivere la Divina Commedia completa, le tre cantiche. Lui aveva fatto una stampa, le aveva riprodotte praticamente in un numero, diciamo, indefinito di copie. Durante la Prima Guerra Mondiale, molto probabilmente
non è più stato ritrovato, l'originale è andato perduto, mentre le copie che lui aveva fatto sono state trovate dai soldati, che erano state abbandonate appunto nel suo laboratorio, i quali le hanno prese perché hanno capito il valore di questi fogli, e pertanto di questa Divina Commedia si trovano un po' in diverse città d'Italia altre copie con altri, diciamo, diversamente ornate, perché lui aveva fatto più poi cornici, però la stessa opera i soldati l'hanno diffusa e in tutta Italia. Qui a Gorizia possediamo una copia noi, una copia alla Biblioteca Statale e una copia ai musei provinciali. Però mi sembrava giusto che si venisse a conoscenza anche di questa cosa un po' particolare. Bene, adesso andiamo invece col presidente dell'UNESCO, Adriano Chinni. Questa stampa è stata donata dal Fondo per l'UNESCO alla città di Foligno, proprio in occasione di questo scambio culturale tra la Divina Commedia di Gio Princeps, che abbiamo adesso portato qui, e che per decisione del CREP, per i quali ringrazio tutti i soci che hanno dato una grandissima collaborazione, alcuni sono presenti, altri non, per motivi di forza maggiore. E abbiamo deciso come club di donare alla Biblioteca Statale i container per la pubblica fruibilità, perché questo, che è cultura, non deve essere un bene di proprietà di un'associazione, ma deve essere un bene di proprietà del cittadino. Per tale motivo sarà donata. Sono Adriano Chinni, il presidente del club, e per il quale motivo vi parlo. Ho questo incarico perché hanno voluto i soci che li rappresentassi. In realtà ci sono autorevoli personaggi iscritti al club che avrebbero più merito, però hanno scelto l'uomo senza capelli. Brevemente devo ringraziare le istituzioni che ci hanno concesso la possibilità di fare questo percorso, che è iniziato già nel 2018, perché abbiamo dovuto costruire un progetto importante e strutturato per poter ricevere questa Divina Commedia, perché ricevono tante richieste. Pensate che l'ultima edizione Princeps è stata donata a Sydney e in Australia, e nel 2019 è stata donata a Gorizia. È un avvicinamento, anche un percorso a Nova Gorizia 2025 con Gorizia come città della cultura, che speriamo fiorisca questo bocciolo in essere. Questo progetto prevedeva che ci fosse un impegno da parte nostra a fare un percorso su Dante Alighieri. Noi abbiamo fatto questo percorso su Dante Alighieri, abbiamo iniziato nel mese di aprile con due conferenze e con la cerimonia di consegna di questo incunabolo. Una di queste due conferenze era stata tenuta mirabilmente dalla professoressa Mazzone, che è qui presente, che ringraziamo, unitamente alla mia carissima amica d'infanzia, di nonna di coetanei, perché era piccolina e la tenevo tra le braccia quando ancora non aveva 3 anni. Hai conosciuto la sua infanzia. Ho conosciuto la sua infanzia, ho conosciuto anche le belle personalità dei suoi genitori. Ringraziamo anche Giovanni Ziberna, qui al mio fianco sinistro, che leggerà il canto quinto dell'Inferno, Paolo e Francesca, e avrebbe dovuto essere una lettura a due voci. Purtroppo il bello della diretta ci ha portato la signora all'influenza, quindi non può essere presente qui, con dispiacere. Il percorso prosegue, abbiamo avuto questa Divina Commedia in aprile, da aprile ad ottobre in realtà slitterà a novembre, abbiamo nelle nostre disponibilità come club per l'UNESCO e abbiamo fatto delle mostre itineranti. Dopo questa, lunedì sarà consegnata, come ha precedentemente ricordato la dottoressa Sgolfo, alla Biblioteca Statale a Nova Gorizia, e resterà lì 15 giorni.
dopodiché rientra nelle nostre disponibilità, e poi nel mese di novembre faremo un altro paio di conferenze. Alla prima conferenza che abbiamo fatto in Sala del Conte al Castello di Gorizia, l'abbiamo voluta e ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha concesso gli spazi, inserire proprio in questo contesto architettonico che riguarda l'epoca. Ad una prima conferenza è seguita un'altra bellissima conferenza tenuta a Castelvecchio, dove uno dei due relatori, che si definisce non dentista, in realtà lo è qui presente il professor Trombetta, che è un esperto invece di un poeta essenziale. Abbiamo fatto questo incontro tra la Divina Commedia e Porto Sepolto, quindi ci sono stati due docenti di due grossi calibri, di cui ripeto il professor Trombetta è qui presente, che hanno duettato su questo tema. L'altro era il professor Marangon, hanno duettato su questo tema, ed è stata una cosa che, per quanto mi riguarda, dico l'espressione personale, ma posso garantirvi che sono stati anche i riflessi di quanto ci hanno detto, di quanto vi hanno riferito, che è stata una cosa veramente straordinaria, perché è stata una prima mondiale, possiamo definirla così, vero? Ecco, e ringrazio il Gianfranco Trombetta. E seguiranno queste ultime due conferenze che faremo, una il 21, già definita con il relatore Angelo, professor Angelo Floramo, il 21 di novembre, per il quale chiederemo, tra virgolette, la disponibilità della sala del Palazzo del Governo, sperando che ci sia la disponibilità. E poi ci sarà un'altra conferenza, ecco, questa parlerà un po' del percorso del sistema di scrivere e riscrivere la Divina Commedia dal sistema amanuense a quella che è la stampa. Ricordo che quella era intorno al 1400 e si è introdotta la stampa grazie all'intuizione di Gutenberg, un tipografo tedesco, che aveva ripreso un po'. La stampa era stata dei torchi, era stata già inventata dai cinesi, come sempre, intorno all'anno 1000, però il torchio era con una matrice in legno, e ogni volta che questa matrice in legno si rompeva dovevano rifare tutta la pagina. Era abbastanza dispendioso, invece lui ha avuto l'intuizione di farle con caratteri mobili in leghe metalliche, e quindi se c'era da sostituire un carattere era più semplice sostituire la R che non tutta l'intera pagina. E il Gutenberg, poi per vicissitudini storiche, la Germania all'epoca avevano un po' messo al bando questi cultori, questi uomini di cultura, e quindi sono migrati in Italia. Migrati in Italia, la prima tipografia erano, all'epoca i tipografi erano orafi. La prima tipografia era stata fatta a Trevi. Da Trevi, un notaio di Foligno, siccome c'erano delle problematiche finanziarie nella società, tra i due, chi pagava e chi non pagava, un notaio di Foligno ha rilevato questa tipografia, l'ha portata a Foligno, da Trevi a Foligno, e qui hanno fatto la bottega degli Orfini e hanno stampato questo edizio Pitcher. Io credo di non dover aggiungere altro, se non il piacere di avere due parole di rito da parte del rappresentante della prefettura. In nome del prefetto esprimo innanzitutto saluto tutti gli intervenuti e mi congratulo per questa iniziativa, che quando si parla di Dante Alighieri si parla di un padre della patria, possiamo dire, quindi un grandissimo poeta che è alla base della nostra civiltà, quindi tutto ciò che lo richiamano fa altro che richiamarci tutti quanti a ciò che c'è, al grande passato che ci ha preceduto, alla necessità di tutelare sempre tutto ciò che riguarda la cultura, perché l'Italia è un paese di cultura, un paese che non ha per vocazione quello di estendere la propria cultura nel mondo, e la sua grande tradizione storica, artistica e letteraria. Quindi di nuovo non posso che complimentarmi, sperando che questa iniziativa prosegua in futuro. Poi noto che mi congratulo anche per l'organizzazione, anche per la parte musicale, perché vedo che con molta accortezza e sapienza è stato
chiamata una concertista di grande livello a suonare dei brani che sono molto adatti per questa circostanza, con uno strumento straordinario come l'arpa, che non può far altro che richiamarci proprio, se c'è uno strumento adatto per richiamare, creare un'atmosfera un po' dantesca, credo che sia proprio questo strumento qui. Quindi di nuovo complimenti per l'organizzazione e per tutto ciò che questo ha, è importante per la città, poi fra l'altro perché Gorizia sta vivendo un settembre straordinario anche per merito degli organizzatori, dell'amministrazione di tutte queste manifestazioni, dell'amministrazione comunale e di tutte le attività culturali che in questo mese straordinario si stanno svolgendo in questa città. Buonasera e complimenti di nuovo, a nome del prefetto. Bene, adesso andiamo invece con Giovanni Giberna, regista del laboratorio cinematografico di Ermanno Olmi, un grande personaggio. Tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata, vede qual loco d'inferno è ad essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. Oh, tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minossa a me, quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ufficio. Guarda come entri e di cui ti fide, non ti inganni l'ampiezza degli entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Or incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla rovina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento eran dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei nel portar l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aria di sé lunga riga, così vid'io venire traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Per chi dissi, maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelle allotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta, che libito felicito in sua legge, per torre biasmo in che era condotta. Ella è Semiramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne le terre che al soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi a Clopratas, lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fin combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Bene, adesso andiamo invece con l'arpista Laura Pandolfo, bellissima e brava. Thank you.
per concludere andiamo con la professoressa Carmen Mazzone. Saluto anche la professoressa Rosi che era presente. Un canto più adatto ad introdurre il mio argomento, il mio intervento. Perché sarà anche vero, come abbiamo detto prima, che Dante rappresenta nell'immaginario e nella realtà il padre della patria, il grande letterato, l'autore dei più grandi trattati, oltre che della Divina Commedia. Ma è altrettanto vero che Dante è stato, ed è in questa veste che mi piace parlare di lui, è stato anche un uomo. Caddi come corpo, morto cade, preso, colto da pietà. È stato un uomo il quale ha gioito, si è divertito, ha scritto poesie più o meno leggere, poesie d'amore, poesie di rabbia e di rancore. Da giovane andava all'osteria con gli amici parlava d'amore, di belle ragazze. E forse è proprio questi suoi trascorsi che lo porteranno a perdersi in quel bosco, in quella selva, da cui fra un attimo partiremo. E forse proprio da questo ricordo di Francesca e Paolo, che poi dicono sempre Paolo e Francesca, però diciamocelo francamente, è Francesca la vera protagonista, l'altro è lì sullo sfondo che piagnucola e basta, diciamocelo pure. In realtà forse è proprio questo il punto di partenza del suo percorso di purificazione e di redenzione. Perché lo dice spesso lui, avete notato, io incontrai coloro che sottomisero la ragione al talento, la ragione al desiderio, e sono colpevoli soprattutto evidentemente Francesca di essersi lasciati trascinare da certo tipo di letture, da certo tipo di presumibilmente anche certo tipo di letteratura, la poesia cortese, che Dante in un certo senso ha praticato e della quale forse nel tempo si è pentito. Dico questo facendo anche riferimento ad alcune notazioni critiche che vogliono vedere nella Divina Commedia, in tutto il percorso che io andrò a seguire adesso, una sorta di ripensamento letterario che parta dalla poesia traviante e arrivi alla poesia nobilitante, alla poesia della verità, della grandezza dello spirito umano. Pertanto vado a seguire questo uomo che è colto dalla pietà ma forse anche dal senso di colpa, come in un certo senso viene riferito. Ebbene, Dante ci racconta, cronologicamente inquadriamo il tutto nella notte che va dal 7 e l'8 aprile del 1300, che per inciso è un anno fondamentale nella vita di Dante, l'anno della sua carica più importante politica, è l'anno del giubileo, è l'anno in cui matura la sua lotta poi per la sopravvivenza, diciamocelo pure, contro Bonifacio VIII. Ebbene, in questo anno Dante racconta di essersi trovato nella notte tra il 7 e l'8 aprile, qualcuno dirà il 25 marzo, ma seguiamo la cronologia più accettata, in questa selva, in questo bosco misterioso. Si tratta del più classico del topos della letteratura, dalla fiaba in poi, il bosco in cui ci si perde, il bosco in cui ci si deve perdere per potersi ritrovare, perché Dante sente, sa che ha perso la retta via, e la retta via è la via della giustizia, la via della salvezza dell'animo, la via di Dio. Ecco perché in questo bosco tremendo nel quale
egli si guarda intorno e comincia in un primo momento a pensare di potercela fare, di potersi salvare subito, perché riflette sull'ora, ecco, parlavamo prima di Dante che guarda l'orologio, riflette sull'ora, è l'alba, cioè il sole sta per arrivare, peraltro il colle della speranza della salvezza è lì a un passo. Salvo poi trovarsi di fronte due fiere tremende, quella l'onza maculata, simbolo della lussuria, vedrete che ci ritorneremo tanto a questo concetto, simbolo della lussuria e della passione, l'altra fiera, il leone, simbolo, ci raccontano, della superbia, qualcuno dice della matta bestialità. Ancora una volta lui, pur terrorizzato, pensa di potercela fare, salvo poi ritrovarsi di fronte la fiera più spaventosa, una lupa famelica, magra, spaventosa, la lupa che è il simbolo della cupidigia, dell'aridità. E a questo punto lui si sente veramente perduto, perché di fronte alla lupa, diciamocelo pure, non c'è nulla che si possa fare, perché la cupidigia è veramente il peccato più grave, perché la cupidigia è brama di possesso, è brama di potere, è tutto ciò che porta alle guerre e ancora oggi a calpestare tanti diritti. Si sente perduto, ma in lontananza, in questo gran deserto, dice lui, vede una figura avvicinarsi e prova a invocarlo. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o ombra o uomo certo, risposemi, non uomo, sono fui. E quindi questo personaggio gli dà tutte le sue coordinate anagrafiche, genealogiche, temporali. Sono nato nel periodo di Augusto, sono vissuto nella epoca degli dei falsi e bugiardi, sono nato a Mantova, sono morto a Brindisi, sono sepolto a Napoli. Or sei tu quel Virgilio, Dante è emozionato, è emotivamente coinvolto. Sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume? Risposi io con vergogliosa fronte, Dante ha incontrato il suo eroe, il suo mito, il suo poeta di riferimento. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio, il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume. Sono una sorta di raccomandato, ti ho sempre letto, ti ho sempre amato. Tu sei lo mio maestro e lo mio autore. Tu sei colui dal quale ho tolsi lo bello stile che mi ha fatto. Bene, saluto la professoressa Carmen Mazzone, che grazie a lei che io sono venuto qua a fare questo servizio. Un grande saluto.